Allora ragazzi, sono qui in stazione centrale a Milano, in partenza per Roma, e vi racconto quello che mi è successo. È una cosa pazzesca, pazzesca. Allora, adesso manca un quarto d'ora che deve partire il treno, non è ancora arrivato fuori il binario, quindi devo stare attento. Intanto vi racconto che cosa mi è successo. Allora, praticamente per venire qua ho preso la metro a Gorgonzola, sono salito alla fermata a Gorgonzola della metro, quindi più comodo lì, e poi dopo una mezz'oretta vai, arrivi qui in stazione centrale. Ok, qui sono le partenze, i vari treni, Italo. Vabbè, una stazione, una vita che non prendevo un treno, devo dire, non mi ricordo più l'ultima volta che ho preso un treno, forse quando ero andato ancora a Roma. Allora, a Roma sto giù un paio di giorni, spero di andare a vedere anche, voglio andare a vedere un po' i fori imperiali, il Colosseo l'avevo già visto, voglio vedere qualcosina. Vabbè, poi, allora, quello che è successo è che sono salito praticamente... lì nella metro, scusate, nella metropolitana, e mi sono seduto. Neanche faccio, poi quando salgo lì, vabbè, guardo un po' il cellulare, cazzeggio, mi faccio i cavoli miei. Nel mentre sto vedendo che manca un quarto d'ora alla partenza del treno, ma c'è ancora il binario, speriamo che non sia in ritardo. Vabbè. Allora, c'ho praticamente da parte uno giovane. È una, boh sì, 40 anni. Cioè, queste parlano talmente alta voce che praticamente li sentiva tutta la carrozza. Era impossibile non sentirli. E praticamente la discussione era inerente al calcio, e parlavano in termini come se loro hanno giocato. Cioè, del tipo... Vabbè, adesso voglio dire una cretinata, ma lei mi sa che era una dell'Inter. No, ma io ho perso l'altro giorno, io ho perso. Neanche, siamo alla pazzia. Cioè, neanche, intanto guardo sempre là, Cioè, hanno perso, abbiamo perso. Poi adesso giochiamo contro, boh, parlavano di altre squadre, di nomi, facevano nomi di calciatori, io... Non ne ho la più paia. Adesso l'altro mi sa che era della Juve, non vorrei dire che era, ragazzo. Vabbè, morale della favola, cioè questi parlavano, discutevano di calcio, neanche con noi abbiamo, cioè io ho perso, adesso facciamo questo, cioè come se fossero parte integrante della società, della squadra, cioè ma stiamo scherzando, eh? Cioè, ma stiamo scherzando? C'è gente che molto probabilmente è gente come me, gente normale, cioè che sta parlando di miliardari come se fossero loro. Vabbè, allora, sì, mi hanno detto che comunque è giusto che un quarto d'ora prima dovrebbe uscire il binario. Io tengo sempre controllato perché sono adesso le 5.05, il treno parte alle 5.15 e finora il binario non c'è. Gate... Va bene. Comunque vi stavo dicendo, ragazzi, che praticamente non è, questi qua non è che sono gli unici due. Io non ho nulla contro la passione del calcio, per l'amore di Dio. Io ho altre passioni, preferisco il PSDS, però io dico, ma perché uno cazzo deve parlare di calcio come se fosse lui il proprietario della squadra, come se, cioè, va bene tutto, però c'è, cioè, ragazzi, veramente, cioè qui stiamo parlando di miliardari viziati, cioè non possiamo arrivare a dei livelli così. Ok, nel mentre mi metto qua sotto, sono le 5.07, il treno parte alle 5.15, è l'unico binario che non è uscito, il mio, porco cane, cioè partono dappertutto, anche a Zurigo, va, ma c'è il treno a Zurigo, guarda, quasi quasi prendo il treno, vado a Zurigo, ragazzi. Allora, c'è il treno per Torino, Bergamo, Ventimiglia, Zurigo, Battipaglia, Mantova, Caserta, che è quello che va a Roma, eh. Devo prendere questo, 991,
binario niente. Speriamo. Niente, quindi ragazzi, il discorso calcio ve l'ho spiegato com'è. Secondo me è troppo esagerato, la gente, per me è pazzesco che la gente si immedesimi così nella, in una squadra, addirittura dicendo io di qui, io di là. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate. Ok, è uscito adesso, 5 minuti prima della partenza, binario, mica binario 17, pure un numero sfortunato, va bene, ma non siamo... Non siamo, come si dice, superstiziosi. Fatemi sapere sta storia qui del calcio, perché cosa ne pensate? A me mi sembra veramente fuori, mi sembra veramente fuori di testa che la gente si immedesimi così in una squadra di calcio.